Buongiorno a tutti. Allora, il progetto si intitolava La voce dei treni, rumore ambientale da sorgente ferroviaria. È stato svolto da due gruppi di ragazzi. In totale sono stati coinvolti sei ragazzi. Il progetto si è concluso all'inizio di maggio e diciamo che il percorso che hanno svolto è quello di analizzare la sorgente ferroviaria e l'impatto dal rumore della sorgente ferroviaria. La scelta della sorgente è stata in qualche modo collegata al fatto che ci ha permesso di ricostruire, diciamo, un percorso di formazione che passasse dalla normativa al monitoraggio del rumore fino all'utilizzo della modellistica. Il progetto si è articolato in sei lezioni. Quindi sono stati coinvolti, diciamo, no, in cinque lezioni, scusate, sono stati coinvolti comunque 5 giorni in diverse settimane. Inizialmente abbiamo valutato quindi gli aspetti teorici perché era necessario dare in qualche modo una valutazione, insomma, dare dei concetti di base sul rumore, sul suono, sul rumore, sulla propagazione e quindi sull'impatto acustico, su come si analizza il suono e su come si misura. Naturalmente l'aspetto poi che si è andato poi a valutare è anche quello della normativa. Sinteticamente sono stati analizzati, diciamo, tre disposti normativi fondamentali per chi lavora nel campo dell'inquinamento acustico: la legge quadro e il decreto sulle tecniche di misura e naturalmente il decreto che definisce i valori limiti della sorgente ferroviaria. Sono stati analizzati quindi anche specificatamente gli allegati del decreto che vanno in qualche modo a indicare quali sono le condizioni con cui vengono effettuate le misure, quindi come viene posizionato il microfono, in che condizioni praticamente deve essere effettuata la misura, quindi in condizioni di cielo terzo, in assenza di vento al microfono superiore a 5 metri al secondo e in condizioni praticamente di senza pioggia, senza nebbia e senza naturalmente neve. Siamo andati naturalmente a valutare quali sono naturalmente il rumore che deve essere il livello equivalente che deve essere valutato dai passaggi dei convogli e quindi la normativa in qualche modo definisce che cosa andare ad individuare durante la misurazione, quindi a individuare i singoli eventi dei passaggi dei convogli fino a stabilire praticamente la somma, diciamo, energetica di questi passaggi che vanno in qualche modo ad essere sommate dal punto di vista logaritmico per definire il livello da confrontare con il limite di legge. Diciamo che questa è tutta teoria, perché poi i ragazzi in effetti hanno fatto, diciamo, una valutazione pratica di quello che fa il tecnico competente in acustica che va a lavorare per valutare il rumore da sorgente ferroviaria. Quindi è stata fatta una piccola campagna di misura, è stata definita quindi la sorgente ferroviaria specifica, che è la metropolitana della ferrovia concessa Roma Lido, e praticamente è stata fatta una campagna di misura di circa un'ora in cui sono stati effettuati due misurazioni contemporanee in due punti specifici. Diciamo a breve distanza dalla sorgente stessa, uno senza, in questo caso il punto 1, senza nessun ostacolo alla propagazione, quindi in campo libero se vogliamo, e contemporaneamente è stata effettuata una misura anche diciamo in prossimità di una barriera antirumore posizionata sempre presso l'infrastruttura stessa. La misura quindi ha permesso di valutare per circa un'ora quelli che sono praticamente quella che si chiama la time history, quindi i passaggi praticamente, il livello di rumore istantaneo, istante per istante, e quindi anche ad andare a valutare praticamente i passaggi dei singoli treni. Vedete praticamente questi sono i picchi, sono correlati ai passaggi dei treni. Quindi contemporaneamente vedete sia a sinistra i livelli associati al punto di misura senza barriere e a destra i livelli associati al punto di misura praticamente con barriera. Quindi dall'estrapolazione e dall'analisi delle misure sono stati individuati, come vuole la normativa, gli eventi associati ai singoli passaggi. In questo caso era il secondo turno che ha effettuato le misure.
Sono passati 8 praticamente treni e solo in un caso, nel passaggio associato a Metro 3, in questo caso i passaggi dei due treni sono stati contemporanei, quindi viene letto come un unico evento. Ma in questo caso gli eventi sono praticamente i passaggi contemporanei, infatti il valore associato a Metro 3 è leggermente superiore agli altri. Quindi dalla misura quindi poi è seguita un'analisi di elaborazione dati che abbiamo fatto qui direttamente in sede, in cui è stata effettuata quindi una valutazione su tutta la time history dei passaggi dei treni, e quindi sono stati estrapolati i livelli associati ai singoli treni, che sono, diciamo, dal punto di vista acustico si chiamano SEL, cioè l'energia associata ad ogni singolo passaggio, perché la normativa prevede che dall'associazione all'estrapolazione dei singoli passaggi e dalla sommatoria, diciamo, energetica dei singoli passaggi viene definito quello che è il livello equivalente associato al transito della ferrovia, che deve essere confrontato con i limiti di legge. Insieme quindi sono stati, diciamo, valutati i singoli SEL per praticamente i singoli passaggi, è stato individuato il livello equivalente associato esclusivamente all'ora di misura per i 7 passaggi monitorati, sia senza barriera che con barriera, ed è stato poi, diciamo, dai ragazzi stessi estrapolato il livello equivalente associato all'intero periodo di riferimento. La normativa italiana prevede che il livello, diciamo, associato a una infrastruttura vada confrontato sia con due valori limite: uno associato a un periodo di riferimento diurno, che va dalle 6 alle 22, e un altro associato al periodo di riferimento notturno, che va dalle 22 poi alle 6 del giorno successivo. Diciamo, non avendo riferimenti circa i passaggi diciamo notturni, i 7 passaggi ci sono stati utili per estrapolare il livello equivalente associato all'intero periodo di riferimento, quindi considerando praticamente come se le 16 ore fossero praticamente tutte uguali. Quindi è stato valutato dai ragazzi il livello equivalente associato all'infrastruttura ferroviaria per tutto il periodo di riferimento, quel livello che poi serve praticamente per confrontare con i limiti di legge, per valutare se c'è la conformità e il rispetto da parte della sorgente del limite individuato dalla normativa. In questa seconda slide vi mostro un'altra elaborazione che è stata fatta insieme agli studenti, quella della valutazione del rumore in termini di spettro di frequenze. In questo caso per ogni singola banda di frequenze sono stati estrapolati i livelli associati e quindi in questo caso sono stati confrontati, diciamo, gli effetti dovuti ai due livelli, uno senza e uno con barriera antirumore, e quindi si valuta, diciamo, l'effetto, l'efficacia della barriera nel in qualche modo andare ad arginare alcune bande di frequenza rispetto ad altre. L'ultima diciamo fase del percorso di alternanza scuola-lavoro, quindi di studio, è stato introdurre quella che è la modellizzazione acustica. Quindi abbiamo introdotto, diciamo, in modo generale cos'è un modello di simulazione e che permette di stimare quindi i livelli prodotti da una certa sorgente. Quindi in qualche modo un modello permette di riprodurre il campo acustico partendo da quelle che sono le caratteristiche della sorgente e le caratteristiche del mezzo in cui praticamente la sorgente si propaga. Quindi abbiamo introdotto alcune, diciamo, nozioni di base su come si caratterizza la sorgente, prevalentemente quelle lineari, quindi strade e ferrovie, come si caratterizza l'ambiente di propagazione. Abbiamo introdotto gli algoritmi di calcolo che servono praticamente a valutare i livelli, a individuare praticamente i livelli di potenza sonora, e poi abbiamo fatto praticamente un'analisi di cos'è la taratura di un modello. La taratura del modello è diciamo una fase fondamentale nell'utilizzo del modello, perché permette di calibrare il modello, di affinare l'introduzione dei dati di input per cercare di far sì che il modello rappresenti più possibile quella che è la realtà praticamente che andiamo a valutare. E cosa hanno fatto i ragazzi? Hanno prelevato, io gli ho permesso in qualche modo di utilizzare una mappa che aveva a disposizione dell'intorno dell'Aristotele, dell'area dell'Aristotele per quanto riguarda la sede centrale e la sede succursale, e hanno valutato, caratterizzato le sorgenti acustiche dell'intorno, quindi le strade in qualche modo che sono, diciamo, prossime all'area della sede centrale che della sede praticamente succursale, e hanno fatto quella che è una mappa dei livelli di rumore. Hanno caratterizzato quindi gli edifici, caratterizzato le strade, definito, diciamo, i coefficienti di assorbimento anche del terreno, e hanno in qualche modo mappato, hanno permesso che il modello mappasse l'intorno acustico, quindi il clima acustico
diciamo, nell'area sia della succursale che della centrale. Quindi hanno fatto un esercizio loro autonomamente in funzione di quelle che sono, diciamo, le nozioni che sono state sviluppate. Poi abbiamo fatto che cosa? Quello che è fondamentale, come ho detto, per la modellizzazione. Quindi hanno calibrato il modello di calcolo sulle due misure che hanno effettuato. Quindi hanno ricostruito nel modello l'area dove hanno fatto la campagna di misure, quindi individuato la posizione dei punti di misura rispetto alla sorgente ferroviaria, hanno individuato, quindi caratterizzato l'infrastruttura ferroviaria, diciamo tutto quello che era intorno alla posizione degli stessi ricettori. Quindi nel software di simulazione hanno introdotto le caratteristiche della sorgente ferroviaria in termini di tipologia di treni che sono passati, delle ipotetiche velocità di percorrenza, e hanno inserito naturalmente la tipologia dei treni caratterizzando anche il numero di passaggi dei treni. Hanno caratterizzato anche acusticamente, oltre che in termini di posizione, anche la barriera antirumore, hanno valutato come poteva essere l'assorbimento del terreno. La taratura quindi ha permesso di valutare che cosa? Hanno stimato quindi sui punti di misura quello che era il livello equivalente che il modello in qualche modo ha tirato fuori, e hanno valutato, confrontando il livello misurato con il livello modellizzato, quello che poteva essere. Quindi hanno in qualche modo calibrato il modello cercando di modificare gli input che hanno inserito per far sì che, diciamo, il modello rappresentasse il più possibile quella che era la realtà effettiva. Quindi hanno confrontato il livello modellizzato con quello misurato, fino ad arrivare, diciamo, ad uno scarto che poteva essere considerato ottimo per, diciamo, considerare tarato il modello. Lo scarto, diciamo, è buono quando tra la differenza tra il livello modellizzato e misurato è inferiore a 2 decibel, e quindi in questo caso hanno trovato bene o male quello che poteva essere una caratterizzazione buona di quelli che sono gli input da dare al modello per, diciamo, rappresentare nella maniera migliore possibile l'intorno praticamente dei punti di misura, l'intorno dell'area che è stata misurata. Questo ci ha permesso in qualche modo, modellizzando, diciamo, tarando il modello, di allargare la nostra stima e quindi di modellizzare quindi anche un'area maggiore rispetto a quella dell'area di misura. Quindi questa è l'area che è stata considerata della valutazione, diciamo, complessiva, tarando il modello. E quindi questo ha permesso ai ragazzi, tarando il modello, di rappresentare acusticamente i livelli di pressione sonora in un'area molto più vasta rispetto all'area della misura. Quindi hanno riprodotto poi le mappe dei livelli di rumore dell'area più vasta e hanno modellizzato anche i livelli di rumore, diciamo, previsti in facciata a tre edifici considerati prossimi all'infrastruttura ferroviaria. Naturalmente i livelli che sono scaturiti dalla modellizzazione possono permettere di valutare, di stimare se l'infrastruttura ferroviaria in oggetto, diciamo, è conforme ai limiti di legge. Diciamo, questo è un percorso che hanno fatto, che è quello della valutazione di una sorgente dalla misura fino alla modellizzazione. E quindi hanno visto quello che può fare una figura professionale che si chiama tecnico componente in acustica, che ha proprio il compito di andare quindi a valutare quindi il rispetto naturalmente dei limiti di legge nell'ambito dell'inquinamento acustico. Io do la parola ai ragazzi, che magari possono, diciamo, fornire delle indicazioni o delle impressioni sul progetto. Grazie. Volevo solamente ringraziare appunto Francesca e Luisa per questa grande esperienza, la quale appunto, oltre ad essere innovativa, posso dire che sarà molto coinvolgente, perché una cosa appunto quando viene detta a parole, però appunto è molto più importante quando uno va sul posto a misurare e fare le misure e poi appunto apprendere attraverso delle analisi quello che appunto è stato fatto. E appunto da qua ho potuto apprendere personalmente che il fattore acustico, l'acustica è appunto un fattore molto importante per la nostra, soprattutto per una città trafficata come Roma. Perciò grazie. A me era capitato più spesso di prendere il treno, ma non mi sarei mai aspettato che ci fosse tutto questo dietro. Diciamo che è stato veramente interessante. Vorrei anche ringraziare Luisa e Francesca, perché abbiamo visto che non solo sono state proprio, sono appassionate dell'argomento, perché comunque rispondevano ogni nostra domanda senza esitare, ma poi sono state bravissime a farci capire questi argomenti, che comunque non sono banali, anche da spiegare ai ragazzi del liceo. Secondo me sono state veramente brave. Anche io mi unisco ai
ringraziamenti quindi ai tutor e a tutti gli studenti. Effettivamente è una materia, come tutte le altre, molto tecnica, però forse questa in particolare aveva dei riferimenti e diciamo delle termini molto tecnici, e forse è stato più semplice, diciamo, far illustrare comunque il lavoro svolto al tutor perché fosse diciamo, illustrato nella sua interezza.